il premio. Cos'è questo certificato di eccellenza? E allora ripassiamo questo, perdonami, vai. Buonasera. Allora, come miglior sceneggiatura, vedo, perfetto. Sì. Allora, noi del Tuisi non potevamo non stare, mancare a questo appuntamento. 30 anni fa, un uomo, un artista, un genio, ha avuto coraggio perché ha voluto col suo cuore, rinunciando ad un trapianto urgente, fare il suo che poi è diventato il suo capolavoro, il film Il Postino. Chi più di lui, perché poi purtroppo non, alla fine, proprio alla fine delle riprese, ci ha lasciato, che era Massimo Troisi. Quindi proprio a te. Poi volevo dire, ma da quanti anni? Sì, è stato un piacere rivederti. Allora, poi volevo dire che io non credo che le cose non succedono mai per caso. Qualche mese fa stavo a Perugia facendo una tavola rotonda con il sindaco di Assisi, con la presidente della regione Umbria e con Alessandra Locatelli, che è la ministra della disabilità. Stavamo facendo un incontro perché i prossimi giorni Assisi sarà per la prima volta, succede per la prima volta, il G7 sull'uomo, quindi e sulla disabilità. Quindi 7 grandi del mondo affronteranno questo tema. E mentre stavo lì mi arriva una telefonata di Mariella, la presidente, e mi dice: Antonio, vuoi collaborare con noi? Vuoi far conoscere alle nuove generazioni Troisi? Io non potevo non dire di no. E quindi è nata una collaborazione che è stata bella in questi giorni. Poi non abbiamo ricordato solo Troisi, ma ieri sera anche il grande Gigi Proietti. Come abbiamo detto, 7 giorni importanti, ricchi di incontri, di anche confronti. Sì. E passiamo anche al secondo premio, perché vince il premio Troisi International per la migliore regia, Amici per caso, di Max Nardari, che invito a salire sul palco insieme anche a Tania La Gatta per la consegna del premio. Di nuovo ancora allora, grazie. Benissimo, perfetto. Beh, veramente felicissimo che Amici per caso abbia vinto questo premio, no? La regia? Abbiamo detto sì, alla regia. Per la migliore regia Amici per caso. Bellissima, è il primo premio della regia, appena uscito il film, quindi sono felice a nome di tutti quelli che hanno lavorato al film. Dicevo, allora, volete questo premio? Grazie all'Arte Resa. Consegniamo ufficialmente Certificato di eccellenza. Grazie. Facciamo chiudere questo spazio la dottoressa Simona Tartaglia. Prego, se può passare il microfono, gentilmente. Eccoci. Salve, buonasera. Io dovrei premiare il miglior attore. Quindi vince il premio Troisi International come miglior attore protagonista del cortometraggio A piedi nudi, Antonio Guerra. Ed è proprio la dottoressa Simona Tartaglia. Questo ragazzo così giovane, così talentuoso che abbiamo conosciuto prima. Complimenti, veramente. Allora io come casting adoro scoprire giovani talenti che poi continueranno un lungo cammino. Infatti ho fatto casting anche con minori, con grandissima soddisfazione perché poi li ho visti crescere e diventare grandi. Quindi una lunga carriera quando si comincia la tua età. Noi, non so se ti ricordi, Vittorio Sindoni, cast, io e Rita Forzano, il nostro primo incontro, eh sì, e sei stata
scelta. Grazie, grazie di cuore. Sì. Per questa fiction mi ricordo, una puntata con Vittorio per Rai 1. Una regia di Vittorio Sindoni. E certo, sì. Quindi chissà che magari questa sinergia porti novità. Grazie ancora, grazie di cuore.